Ragazzi, buonasera a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di una bella news di mercato, secondo me. Tutto in segreto è stata tenuta questa trattativa. Chris Smalling è un nuovo giocatore della Roma. Chris Smalling che viene dal Manchester United. Chris Smalling che nelle ultime partite non ha mai giocato. È stato sempre preferito Maguire e ci sono i suoi motivi perché insomma Maguire dopo i 90 milioni spesi, diciamo che è un po' brutto tenerlo fuori. Comunque sembrava un po' ai margini del progetto di Solskjaer. Approda alla Roma con prestito secco, oneroso perché sono 3 milioni di prestito, ma è un acquisto che dal mio punto di vista è un ottimo acquisto, perché Chris Smalling è meglio di Lovren, Chris Smalling è meglio di Rugani e darà una grande mano al tecnico Fonseca. Cioè, allora, Chris Smalling non è un giocatore molto rapido. Non è un giocatore che, diciamo, i recuperi te li fa molto veloci. Quindi bisogna stare un po' attenti in difesa. Però è comunque un ottimo rinforzo per la Serie A e per la Roma, che quest'anno sta facendo, ragazzi, una squadra pazzesca. Cioè, quest'anno la Serie A sta diventando una Lega pazzesca, cioè stiamo prendendo un sacco di giocatori forti provenienti da campionati esteri e tutti tranne la Juve, perché la Juve sta facendo un mercato imbarazzante. A parte i vari parametri zero, prendere solo De Ligt secondo me è un po' riduttivo, ecco, per la Juve, visto che le altre squadre si stanno rinforzando, tipo Coutinho, tipo Neymar, perché ragazzi nel prossimo video ci sarà Neymar. Ragazzi, che vi devo dire? Quest'anno purtroppo, secondo me, quella che sta facendo il mercato migliore è l'Inter. Ragazzi, l'Inter sta tirando su una squadra pazzesca, perché se riescono a piazzare anche Borja Valero, puntano tutto su Milinkovic-Savic. Se arrivasse pure Milinkovic, dico, state a prendere tutto voi. Cioè, insomma, ma che cazzo. Cioè, prendete tutto voi. Cioè, quest'anno l'Inter veramente ha fatto un mercato superlativo. Ha preso Sanchez, ha preso Godin, ha preso Lazaro, ha preso Sensi, ha preso Barella, ha preso Lukaku. Sta facendo una squadra pazzesca. Adesso sono usciti anche i gironi di Champions. E domani ci saranno. Ci saranno quelli di Europa League, ma comunque sto parlando dell'Inter e non sto parlando della Roma. Quindi torniamo al discorso, al filo del discorso. Chris Smalling che arriva con questi 3 milioni. Chris Smalling che secondo me sarà titolare dopo la sosta e penso che possa essere veramente il giusto acquisto per la difesa. Non vedo nello stesso modo l'acquisto di Kalinic per sostituire Schick, che sembra essere ormai vicino all'Ipsia, e spero vivamente che non si faccia questo intreccio tra i due, meglio Schick. Secondo me è meglio Schick. André Silva, ragazzi, che è quasi vicino al Benfica per 25 milioni, hanno già trovato l'accordo, manca solo l'ufficialità, un po' mi dispiace. Perché André Silva secondo me è un po' il talento inespresso della Serie A, insieme a Schick. Secondo me sono due che fuori potranno veramente dimostrare il loro valore. André Silva viene da delle stagioni veramente poco entusiasmanti, così come Schick. E penso che se andassero veramente fuori dall'Italia, come sembra che stiano per fare, faranno bene. Soprattutto Schick secondo me esploderà definitivamente. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché so che sono un canale nuovo, ho 16 iscritti, spero di arrivare a 50 entro poco tempo. Comunque io mi impegno, vi porto tanti contenuti e spero vivamente che si possa crescere come canale, anche perché più avanti vorrò fare le live di FIFA di volta. Sono un appassionato di FIFA Street sin da piccolo, quindi porterò principalmente questo. E sono un appassionato di carriere FIFA, quindi sicuramente vi porterò tante carriere FIFA e tanto gameplay. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete il vostro like. Se non vi è piaciuto, mettete il vostro dislike.
iscrivetevi al canale. E ragazzi, ci vediamo al prossimo video, a quello di Neymar. E buona serata a tutti e sempre forza Juve.